Signore, signori e treni, benvenuti. Ecco a voi il magnifico mago Mysteriosus! Wow! È davvero strabiliante! Guarda, mamma! Oh, i biglietti! Oh. Bravissimo, sei straordinario! E adesso io, il vostro grande mago Mysteriosus, questa sera tenterò di realizzare il numero più difficile di tutti i tempi. La sparizione del treno! Emery? Permettetemi di presentarvi il mio volontario. Come potete vedere, le ruote di Emery sono tutte bloccate. Questo treno non andrà da nessuna parte. Voi che cosa credete che gli farà? Lo taglierà a metà? Zitti! E ora, silenzio, per favore. Questo particolare numero richiede la mia massima concentrazione. Treno cadavra! Scommetto che hai lasciato le mille al treno hotel. Oh, oh, ho combinato un doppio disastro. Mi dispiace, scusa. Quando comandavo io le cose non andavano male, quindi adesso vado avanti. No, no, non è giusto. Ma io sono finita di qua per colpa tua. A volte sai essere davvero insopportabile. Ah, sì? E tu mi fai uscire fuori dai gangheri. Va tutto bene qui, giovanotti? Sì, signore. Grazie. Fantastico. Continuo per la mia strada. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. Adesso starò io davanti. No, scordatelo. Ah, così va molto meglio. Non aspettarti il mio aiuto, ora te la dovrai cavare da solo. Bene, tanto non mi sarebbe comunque servito. Leo è pronto a tutto! Anche io sono pronto a tutto! Tutto! Ehi, ehi, ragazzo! Non avevo capito che intendevi farti un look color pistacchio! Eh? Tu sei diventato verde! Buon per te, amico. Cosa? Vi, sono diventato verde, adesso che faccio? Oh, cielo. Leo e Bea devono aver confuso i due colori. No, soltanto Leo. È come se non riuscisse a distinguere il colore verde da quello rosso. Beh, molti treni hanno questo problema. Che vuoi dire? Rosso è rosso e verde è verde. Sì, ma molti si confondono. È una malattia, si chiama daltonismo. Oh, no, sono stata così cattiva con lui. L'ho rimproverato per qualcosa di cui non aveva nessuna colpa. Dottoressa, devo dirle una cosa importante riguardo il potenziatore. Sì, sono piuttosto soddisfatta. Guarda come va Max. Oh, per tutti i fischietti, devo cercare di fermarlo. Oh, io non sono abbastanza veloce. Ma forse io sì. Ti prego, provaci tu. Quel coso è pericolosissimo. Il nostro Max è in pericolo. Oh no! Max, sta arrivando! Max! Max, sono dietro di te, Max! Oh,
è tutta colpa mia. Avrei dovuto avvisare la dottoressa Ling dei problemi del potenziatore. Problemi? Sì, succede una cosa strana quando si accendono i tergi... Ci sono! Vi, presto, bisogna spruzzare dell'acqua su Max. Ok. Che velocità! Ecco, il tuo semaforo! Grazie, amico mio. Presto starei bene. Ma perché ti sei sovraccaricato così? Ero preoccupato di non avere il tempo di pensare alle domande per il quiz. E invece, adesso ho tutto il tempo del mondo. Cos'è quella cosa rossa? Quello è metallo fuso. Metallo che è stato surriscaldato fino alla sua completa fusione. Wow! Forza! Andiamo a vedere la prossima operazione! Modella l'asse in modo che possa adattarsi bene a Max. Ecco, guarda, è pronta! Su, andiamo a prenderla! Perfetto! Max sarà felicissimo! Mi dispiace così tanto che non sarai tu a presentare il quiz. Già, e la cosa peggiore è che per l'occasione avevo pensato a delle bellissime domande. Peccato non poterle usare. Eh? Max, Max, guarda! Nuova. È per me? Sì, è stata fatta su misura per te. Non riesco a crederci. Ti ringrazio. Credevo che sarei rimasto bloccato qui per sempre. Sarà meglio rimetterti sulle ruote. Non hai un tranquizzo da presentare stasera? Oh, che bello! Acqua e sapone toglie via ogni incrostazione. Pulito e brillante per un vagone raggiante. Una rima perfetta! Acqua e sapone toglie via ogni incrostazione! Sì, suona molto bene. Ora sarà meglio che tu rimetta tutto a posto. Hai ragione! Devo anche riporre il vagone. Abbiamo finito. Forza, torniamo al deposito. Faremo tutto il lavoro in un battitreno. Christian aveva ragione. Queste gallerie andrebbero ripulite. Ci penserà Wilson l'aiutante. Ho trovato acqua. Così. E ora stropina, stropina, stropina. Guarda che cosa hai combinato! Ciaga, ciaga, ciu, ciu! Un treno veloce in arrivo! Ah, Wilson, che stai facendo? Aiuto Ado pulendo la galleria! Ma non lo vedi che hai combinato un disastro? Non avresti dovuto usare l'acqua! Edo e Max usano l'aspirapolvere per liberarsi della fuligine! Aspirapolvere? Io non so dov'è l'aspirapolvere! Beh, allora farei meglio sbrigarti, Wilson, perché Edo sta per tornare! Oh no! Buona fortuna! Ne avrai proprio bisogno! Ciao, ciao! Oh, acci, acci, picchiola! Dinosauro! Vieni da Wilson!
ci picchiola la fotocamera! Aiuto! Vi, hai notizie di Wilson? Non ancora, starà per arrivare. Che succede, amico? È per la macchinetta fotografica, è volata via, guarda, è laggiù! E adesso che faccio? Wilson, subito al deposito, grazie! Linda ti aspetta! Oh, no! Ehi, forse arriva qualcuno che può aiutarci. Oh, è soltanto un dinosauro. Ti pareva! L'ho inseguito per tutta la città e adesso che lui è qui, non posso fotografarlo. Wilson, Wilson! Ce la fai una foto insieme al dinosauro? Non posso! La macchina fotografica è laggiù e non so proprio come fare a riprenderla. Vedo. Ti servirebbe qualcosa di molto lungo e con una bella presa. Io so che cosa potrebbe usare! Oh, ci siamo andati molto vicino! Preda! Yeah! Urrà! Yeah! Ottimo lavoro, dinosauro! Avete visto? Il dinosauro ha fatto una foto! Wow! Credete che possa aiutarmi a fare qualche altra foto? Il fotosauro dice che gli piacerebbe molto! Fa un buon viaggio! Non ti dimenticheremo! Grazie per aver riso alla mia battuta! Oh oh! Torna indietro! Torna indietro! Fermo! Aspettaci! Oh no! Torna subito qui! Ehi, avete sentito? Mi dispiace tanto, Safi. Sembra proprio che non ci siano meteore questa sera. Oh, beh, ci abbiamo provato, ma è stato bello osservare le stelle. Andiamo, la riporto a casa. Sta rallentando! La vecchia linea non è riscaldata. Mi raccomando, vai piano! Le ruote mi si stanno congelando! Siamo bloccati qui! Questo treno non va da nessuna parte! Oh no! Sembra che Emery sia in panne, ma dov'è? Oh, andiamo, computer! Localizza la sua posizione! Che sta succedendo, Callie? La tempesta ha messo capo il computer! Emery è nei guai e io non so dove devo cercarlo! Allora proviamo a cercarlo tutti insieme! Quello che dite non ha senso! Il sistema di riscaldamento oggi funzionava! E inoltre è stato messo anche l'antigelo su tutte le rotaie! Dovremo controllare tutte le linee finché non riusciremo a trovarli! Forza, cari compagni, a tutto vapore! Fermi! Io credo di sapere dove si trovano! Oh, ed è solo colpa mia! Pensavo di aver spruzzato l'antigelo sulla vecchia linea ferroviaria e invece ho scoperto che era acqua! Com'è possibile? Oh. Provate a cercare lì! Non c'è tempo da perdere! Treno per l'emergenza in partenza! Sto congelando! Soccorso, treno in arrivo! Ciao, ciao! Resisti, amico! Stanno arrivando! Non
avanti! Presto sarai a casa! Per il primo piano, cercate di cogliere il mio lato migliore! Siamo tutti pronti! E... azione! Meraviglioso! Perfetto! Diventeremo famosi! Beh, è più probabile che saremo puntini sfocati sullo sfondo. Ma Coco, sarà così imbarazzante per me. Mi scusi, siamo qui per vedere Superlock. Ci ha detto lui di venire. Va bene, ma adesso lui sta girando. Dovete aspettare... Wow, quei binari non sono veri. Ehi, Coco, guarda quei binari! Scusate, ragazzi, Superlock ora è molto occupato, ma se volete potete restare a guardare le riprese. Più, almeno non farò figuracce davanti a tutti. Va bene, gente! Tutti ai vostri posti! Ma io ho lavorato duramente! Questo non è giusto! Silenzio sul set! E... azione! Stop! Qualcuno sistemi quella luce! Riprendiamo tra un minuto! È la mia occasione! Non me ne andrò finché Superlock non avrà visto cosa so fare! Ma Coco! Via dal set! Ehi, Superlock! Guarda qui! No, Coco, fermati! Ferma, non puoi andare lì! Ho detto via dal set! Ferma, Coco! Che cosa stai facendo? Come si fa ad asciugare la sabbia in una cava di ghiaccio? Fa molto freddo! Per fortuna il mio motore mi terrà al caldo! Ho trovato! Forse posso scaldare la sabbia con il mio motore! Wilson, tu sei un genio! Non avrei dovuto preoccuparmi. Ecco, adesso quei due parleranno per ore. Posso prendere io la telecamera? Certo! Forza, Leo, facciamoci un giro! Tutti in città parlano del tuo debutto in televisione. Davvero? Oh sì, questa sera Chuggington ti guarderanno proprio tutti. Meglio che torni a esercitarmi. Buona fortuna! Ricominciamo da... Leo? Bea? Dove siete? Oh, facce picchiola! Hanno preso il vagone con la telecamera! Beh, guarda il lato positivo, Dunbar. Almeno hai consegnato il tuo carico. Oh, ti ringrazio, Cully. Sarà un lungo viaggio fino a casa. Non è ancora arrivato il mio turno, Leo. No, tu la telecamera l'hai tenuta per ore. Adesso andiamo di qua. Leo! Beh!
vicino! Leo! Va! Dove siamo? Questo posto è super! È un doppio super! Esploriamolo! Leo, Bea, ma che ci fanno sullo schermo TV? Oh, devo aver lasciato acceso il trasmettitore. Ma dove sono? Ma certo, sono alla cava di ghiaccio. Va bene, mettere la frutta. Più difficile di quanto sembri. Lasciatemi in pace, vi prego. Aiuto, aiuto. Non aver paura, stanno solo cercando una nuova casa. Ma non possono vivere dentro di me. Forse possiamo farle uscire usando il miele. Miele? Sì, adorano il miele. C'è un dosatore nel frullatore, puoi prenderne un po'. Non era certo quello che avevo in mente. Oh, scusami, è tutta colpa mia. Dobbiamo assolutamente trovargli una nuova casa. Credo di sapere esattamente come fare. Missione compiuta! Sarà meglio tornare a lavoro prima che Frostini vada su tutte le furie. Sì, diamoci da fare al lavoro! Almeno oggi ho passato un po' di tempo all'aperto. E se facessimo un'altra strada? Passare per il ponte è una tradizione. Beh, e come pensi di poter risolvere il problema? Le facciamo attraversare il ponte volando? Sono forte, aiuto la gente e non ho paura di niente! Sono Superlock, pronto per la missione. Non puoi incontrare il sindaco conciato così, devi tirarti a lucido. Sì, hai ragione. Vado subito al treno lavaggio. Buone notizie, Bruno. Superlock farà attraversare il ponte al sindaco volando. Ma dovevo essere io a portare il sindaco. Oh, mi dispiace, Bruno. Lo so che ci tenevi tanto a farlo tu. E qui è dove... dove... Una volta ho perso una ruota e poi... Va bene, Vi. Sì, credo di capire. Ma dov'è finito Superlock? Al treno lavaggio? Oh no! Il nuovo sapone della dottoressa Ling diventa duro come la roccia! Edo! Treno pietrificato! Duro come la roccia. Immagino che tu stia pensando a quello che penso io. Il nuovo sapone! Sembra che regga bene. Sì! Duro come la roccia! Oh, ma è perfetto! Lo spettacolo può continuare! E questo grazie a te, Lampo! È stato un piacere aiutarti. Beh, meglio che io vada. Ho ancora molto da fare. Lavora sempre così tanto. Lampo si meriterebbe quel premio. Si può sempre contare su di lui. Sì, devo dirlo subito al sindaco!
Attenzione, prego! La cerimonia avrà inizio tra 10 minuti! Tutti i treni si preparino! Oh no! È troppo tardi! Pronto? Se lo merita. Silenzio! Il sindaco sta per parlare. Buonasera a tutti voi e ben arrivati. Stasera avrò l'onore di dare un premio ad un treno molto molto speciale. Facciamo salire sul palco il mio assistente. Diamo il benvenuto a Denzil, il mio nipotino. Oh, il suo nipote! Non me l'aspettavo proprio. Che bella sorpresa. Guarda un po'. Sì, oggi ho chiesto a Denzil di aiutarmi a scegliere il vincitore. Quindi è una spia? Non proprio. Io sapevo che con me avreste fatto del vostro meglio e allora ho chiesto a Denzil di aiutarmi a valutare il vostro impegno. Perfetto! Quindi, senza ulteriori indugi, il treno dell'anno è... Lampo! Sì, sei forte, bello! Lampo! Vai, evviva! Congratulazioni, Lampo! Ben fatto, fantastico! Lampo! Non riesco a crederci! Grazie, Denzi! Dottoressa Ling! Dimmi, Edo! Potrebbe fare un salto qui in officina? Passo! Certo! Arrivo subito! Mi sembra che Harry sia a posto, nessun problema rilevato. Spero solo di non essermi sbagliato. Holwyn non ha problemi, almeno io credo. Mi sembra che il suo fischietto non funzionasse molto bene. Avrei dovuto dirle qualcosa. Che cosa stai facendo? Sto rilevando problemi. C'è del vapore che fuoriesce dal tuo bocchettone. Ti consiglio di passare in officina a fartelo controllare. Davvero? Di solito lo fa sempre. È meglio prevenire che curare. Non vogliamo che capitino incidenti. Va bene, hai ragione. Ciaga ciaga ciao ciao! Niente può sfuggire all'efficientissimo rilevatore Emery. Chissà quanti altri problemini scoverò. Non è finito, Marco. Io devo Ma essere controllato. Non posso stare qui tutto il giorno. Ma che succede? Io non ho mai avuto nessun Cos'è problema. Cosa c'è il mio campanello? Quanto ci vuole a cambiare una ruota? Emery ha detto che i miei tergicristalli sono guasti. Cercate di mantenere la calma, per favore. Marco non può controllarvi tutti contemporaneamente. La tua caldaia è a posto, Pete. Fidati. Ma prima Memory ha detto che era calda. Deve essere calda, altrimenti non scalderebbe l'acqua. Emery si è fatto prendere la mano con questa storia del rilevamento dei difetti. Ma quanto ci mette? È il mio turno! Non è normale aspettare così tanto! Tanto, tanto, tanto... Devo parlare subito con V. Emery, da adesso sei fuori servizio. Ma... A causa tua si è creato un grande caos giù in stazione. Nessuno sta lavorando. Chuggington è nella completa paralisi. Oh no! Mi dispiace, V. Cercavo soltanto di rendermi utile. Avresti dovuto segnalare dei problemi reali. Ero così preoccupato di non vedere qualcosa che ho esagerato con le diagnosi. Credo di essere andato oltre. Edo. Fare inversione a U. Fare inversione a U. Non posso, c'è solo un binario. L'uscita è sbagliata. Ma io non ho preso nessuna uscita. Appena possibile dovrei girare a sinistra. A destra. Ma... A sinistra. Siete giunti a destinazione. Grazie per aver usato il navigatore. Arrivederci. Cosa? Oh, capperi, come faccio a tornare a casa adesso? Gli avevo detto di aspettarmi qui. Ci sta mettendo tantissimo tempo. Riuscirò a scendere da qui? Sì, spero solo che stia bene. Ehi! Fantastico! Il satellite dista 3625 colpi di fischietto. Li ho contati personalmente, 2 volte. Oh, bene, grazie. Il navigatore ha qualcosa che non va. Credo che quel satellite non funzioni molto bene. Vorrei andare nello spazio per potergli dare un'occhiata. Ti do un passaggio io. Davvero? Allora partiamo. Un colpo di fischietto, 2 colpi di fischietto, 3 colpi di fischietto. Fantastico!
3625 colpi di fischietto. Ci siamo! Come ti sembra? A occhio e croce mi sembra testa in giù. Ora lo sistemo subito. Ricalcolo del percorso. Dirigersi verso il basso, esattamente per 3625 colpi di fischietto. Perfetto, funziona di nuovo. Ora ritorniamo subito a Chuggington. Tieniti forte! Brava! Record di tempo e di velocità! Fantastico! In questo passo Coco vincerà di sicuro quella medaglia. Che ci fate qui? Questo non è il percorso della gara. Ma certo che è questo. Oh oh! Vuol dire che ho lasciato tutti quei tifosi nel posto sbagliato! Forza, gente! Facciamo sentire a Coco che facciamo tutti il tifo per lei! Brava! Continua così! Sei tutti noi, Coco! Non fermarti! Stai andando benissimo! Vai, Coco! Vai, Coco! Andiamo, andiamo! Il prossimo rilevamento sarà nei pressi del ponte pedonale! Dove non ci sarà nessuno a fare il tifo per colpa mia! Oh, ero così preso da tutte le mie finte medaglie che mi sono dimenticato di quella di Coco! Devo assolutamente aiutarla! Sto arrivando, Coco! Devo resistere! Coco sembra stanca. La velocità è diminuita e mancano solo 5 minuti. Andiamo, Coco! Tieni duro! Non riuscirò mai a raggiungerla. Sono stanca. Devo solo riposarmi un pochino. No, Coco! Continua a correre! Forza, voi due! Dobbiamo raggiungere il traguardo! Ora! Devo andare più veloce! Sì! Ecco che arriva l'Emery Express! Su, andiamo, Coco! Ingrana la marcia! Mi mancano le forze! Tu puoi farcela! Sei verde! Sei bianca! La più veloce e mai stanca! Se c'è qualcuno che può vincere, quella sei tu! Vai, Coco! Vai, Coco! Un'imbracatura? Ma perché non posso andare sulla piattaforma rotante? Perché... purtroppo dovrò smontarti le ruote. Le mie ruote! E poi dovrò smontare anche il motore. Puoi togliermi il motore? No! È un lavoro lungo e quindi resterai qui tutta la notte. Rimanere qui? Tutta la notte? Tutta da sola? Oh no, che cosa ho combinato? Deve essere arrivato quel pezzo. Va bene, Bea, possiamo iniziare. Oh. Prima le ruote. No! Non aver paura. Oh. Marco si prenderà cura di te, fidati, è molto bravo. Ma non c'è niente che non funziona in me. Che vuoi dire? Oh. Me lo sono inventato perché non volevo fare il lavoro che ci aveva assegnato Dunbar. Oh, Bea, ma come hai potuto? Ci siamo fatti tutti in quattro per te perché stavi male. Eravamo così preoccupati. Scusate, mi dispiace tanto. Non immaginavo succedesse tutto questo. Io non volevo che vi arrabbiaste con me e così ho continuato a mentire. Non è il modo giusto di comportarsi. Spero che tu l'abbia capito. Sì. Sarà meglio che tu vada a dirlo a Leo. Bravo, bravo! Grazie! Straordinario! Molte grazie! Grazie davvero! Uno show favoloso! A Bea grazie. Sarebbe piaciuto moltissimo! Grazie. Oh, sono riusciti a ripararti! Oh, Leo, non c'era niente che non andasse in me! Questa è una grande notizia! Ho finto per tutto il tempo! Eh? Mi dispiace tanto, Leo! Ti ho detto una bugia! Non volevo ispezionare le rotaie e così ho inventato una scusa! Davvero? Ho pensato solamente a me stessa e questo è sbagliato! Noi due siamo una squadra! Ma abbiamo ancora moltissimo tempo! Potremmo ispezionarle adesso se per te va bene! Wilson, ma sei tu? Sì, sono io! Sono bloccato nel tunnel! Oh, non sai quanto mi dispiace! Avrei dovuto fare maggiore attenzione! No, è solo colpa mia! Dovevo restare vicino a te come mi avevi detto! Adesso forse riesci a comprendere il perché! È molto facile perdersi nella neve! Sì, hai ragione! Mi dispiace tanto! Ah, scuse accettate! Ora cercherò di tirarti fuori di lì! Fermo, Harry!
Non credo che riuscirò a tirarti fuori da solo, Wilson. Ah, andrò a cercare aiuto. No, non lasciarmi! Forse possiamo farcela insieme. E come? Con le nostre lanterne e i nostri fischietti. Ah! Ottima idea, Wilson! Oh oh, c'è un treno in pericolo! Niente paura! Superlock è qui! E Wilson, è intrappolato nel tunnel! Fatti da parte, amico mio! Lo tirerò fuori da lì in due goccioline di ghiacciolo! Wilson, fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Grazie per avermi salvato, Superlock. Di niente. Con le tue segnalazioni è stato facile trovarti. Stai bene? Mi sto congelando. Sarà meglio tornare a casa al calduccio, hm? Io non credo che le mie ruote riusciranno a muoversi. Non preoccuparti, Wilson. Io ho un piano. Ti stai riscaldando? Sì, Superlock! E poi da qui ho una vista fantastica! Tieniti forte! Finalmente come i nuovi, già? Ma siamo ancora come prima! Non posso andare a prendere il sindaco così! E adesso come faccio? Credo che Laura dovrà riverniciarci. Sì, la vernice! Funziona? Non lo so, come ha fatto Laura con quel vagone? Non lo so proprio, ma l'ha dipinto di blu. Che sta succedendo? Accidenti, dovresti essere bianca. Ma dovrei essere anche verde. Coco, il sindaco sta aspettando. Porta le tue ruote sui binari. Raccontare a V che cosa è successo. Oh, perché ho desiderato un nuovo look. Voglio tornare ad essere di nuovo Coco. Bianca, viola e verde. Guarda, sei tu. Trentastico. E vai. Siamo spacciati, intrappolati, non ci troveranno mai, finiremo per congelare e poi arrugginire! Parlare, parlare, non sai far altro che parlare. Il tuo vapore discioglie il ghiaccio! Credevo fossi tu il pallone gonfiato d'aria calda. Fatti da parte. Sarà il gelato nel giorno più caldo di tutto l'anno! Sono completamente rovinato! Ehi, aspetta! Possiamo ancora provare a salvare quello che è rimasto giù alla fabbrica? Sì! Corriamo! Ah! No! Ah! Questa è una casa!
catastrofe! Fammi indovinare, immagino che tu stia pensando. Già, un tempo, quando faceva caldo, i bambini mangiavano coni di neve, ghiaccio tritato al sapore di frutta. Ma tu sei un vero genio! E come gli darai il sapore? Con il gelato sciolto alla fragola, al lampone e poi alla banana! Che ve ne pare, trenini?